Un diapason si trova sul fondo di una piscina ed emette un La, una frequenza, cioè una nota che ha questa frequenza che conosciamo, che si propaga con una lunghezza d'onda che anche qua ci dà di 3 metri e mezzo. Anna sott'acqua ascolta il suono a 30 metri di distanza. Sapendo queste cose, dopo quanto tempo il suono del diapason raggiunge la ragazza? Vabbè, è semplice, no? Ci serve sapere dopo quanto tempo avviene. Abbiamo una distanza, quindi lo spostamento che deve percorrere il suono, ci serve la velocità di propagazione del suono. La velocità di propagazione del suono è lambda per f. Ok? E quindi fate il conto e riesce fuori sostituendo col calcolo simbolico delta s, quindi in funzione dei dati, fratto lambda per f. E esce fuori questo. Poi cancelliamo un secondo e portiamo su. In questo ci viene detto che i due cacciatori si trovano a una distanza di 2 km. Il primo cacciatore spara un colpo di fucile alle 9:22:45 secondi e il secondo cacciatore sente il suono dello sparo quando il suo orologio segna le 9:22:55 secondi. La domanda è se gli orologi sono o meno sincronizzati. Allora, per capire se sono sincronizzati, bisogna capire qual è il tempo che il suono impiega a percorrere questa distanza qui. Quindi il tempo, l'intervallo di tempo che impiega il suono è delta S fratto la velocità del suono, che possiamo prendere come valore che dal libro che è 332 metri al secondo, quindi qua vi trovate a fare 2 per 10 alla 3 metri fratto 332 metri al secondo ed è 6 secondi. Ok? Ora direi che gli orologi non sono sincronizzati perché la differenza fra di secondi qua era 10. Quindi vuol dire che, come dice la soluzione, appunto il secondo orologio è avanti di 4 secondi. Ok, proseguiamo. Qua ci viene detto che durante i sondaggi geologici di un terreno, per un parco urbano, viene trovata una bomba. Il terreno è prospiciente un lago. La bomba viene fatta brillare e il suono si propaga sia in aria sia in acqua. Dalla parte opposta al lago si sentono due scoppi distanti. Uno dall'altro 5,0 secondi. Calcolo la distanza tra le due rive del lago. Ok? Allora, abbiamo quindi il lago e questa è la distanza L fra le due sponde, no? Ok. Ora, ci dai il valore dell'area dell'acqua. Ok, perfetto, sennò andare a cercarci. Ragioniamo, no? La bomba viene fatta brillare dov'è che è? Vuoi dire prospiciente un lago? Sia in aria che in acqua, ok, quindi dalla parte opposta. Quindi qua è dove la bomba esplode sia sopra che sotto. Ok, la distanza, quindi serve trovare L. Per trovare L, dobbiamo ragionare, beh, sicuramente L sarà uguale alla velocità nell'aria. Giusto? Sì, per il tempo che ci impiega nell'aria il suono, ma è anche uguale alla velocità che ci impiega nell'acqua e il tempo che ci impiega, giusto? Allora, da qui cosa posso dire? Beh, niente, però no, so che la distanza fra i due scoppi, quindi diciamo il delta T, è 5,0 secondi. Quindi vuol dire che in aria chiaramente va più lento, quindi è T1 meno T2. Ok? Ho questo dato che è 5,0 secondi. Quindi delta T lo conosco. Cioè qua la chiave è riuscire a trovare che cosa? Uno dei due tempi, giusto? Sì. Ah no, posso farlo, giusto, esatto. Allora, io so che questi due sono uguali, quindi V1 T1 sarà uguale a V2 T2. Poi io da qua posso esprimere delta T, no, T1 in realtà, T1 lo posso scrivere come delta T più T2 e andare a sostituirlo qua dentro. Quindi mi troverò con V1 per T2 più delta T uguale a V2 T2
T2, V1 e V2 li conosco, delta T anche, quindi trovo che T2 è 1,5 secondi. Ok, T2, se appunto lo dovete, ve lo scrivo rispetto al conto che ho fatto, se dovete appunto isolarlo, scusate, quindi andate a svolgere i conti, quindi avrete V1 T2 più V1 delta T uguale a V2 T2, quindi T2 sarà uguale a V1 meno V2, qua avrò meno V1 delta T e poi la girata, no? Quindi T2 è uguale a V1 delta T fratto V2 meno V1, ho speso il meno sotto, ok? Però sapendo T2, adesso voi potete trovare chiaramente quant'è la lunghezza. Sapendo, scusate, T1 o T2, insomma, quello che vi pare, potete trovare la lunghezza perché basta inserirla qui e vi fate il conticino. Ok? Poi proseguiamo. Dice che Marco con alcuni amici decide di andare a pescare in un centro di pesca sportiva. Il suo amico Luca tira un sasso nella vasca dove sono presenti i pesci. Quindi qua c'è la vasca e qua ci sono i pesci. Quindi lancia il sasso e immagino che poi il suono si propaghi, no? Calcola con quanto anticipo un cefalo, vabbè, perché specifica cefalo? Comunque, vabbè, che si trova a 30 metri dal punto in cui cade il sasso in acqua. Quindi questi sono 30 metri, sentirebbe il plof rispetto a Marco che invece si trova alla stessa distanza, che ovviamente non è in acqua, immagino. Ok, lui si trova qui. Vediamo. Allora, questo è il discorso di prima, perché ci serve trovare dopo quanto tempo, no? E qua il gioco è sempre lo stesso, scrivere due quantità che possiamo poi legare, quindi il tempo, il delta T nell'aria è questa distanza qui fratto la velocità nell'aria, che ovviamente sempre abbiamo, no? Poi il delta T, cioè quanto tempo impiega nell'acqua, è D fratto la velocità nell'acqua. Ok. Ma allora devo fare solo la differenza fra questi due, quindi la differenza dei tempi sarà T nell'aria, dove chiaramente è più lento, meno T nell'acqua. Ok? Fine. In un parco acquatico si sta preparando lo spettacolo dei delfini e conosciamo la frequenza degli ultrasuoni dei delfini. Ci chiede di calcolare la lunghezza d'onda in acqua. Ok. Ma come faccio? Devo, cioè, la lunghezza d'onda in acqua, cioè in generale è V fratto F. Vabbè, supponiamo di avere la velocità in acqua, ok? Se avete la velocità in acqua, che è 1450 metri al secondo, cioè come dato, allora la calcolate semplicemente così. Poi calcola la lunghezza d'onda con cui le onde sonore si propagano in aria quando vengono trasmesse dall'acqua. Calcola la lunghezza d'onda con cui le onde sonore si propagano in aria quando vengono trasmesse dall'acqua. Cioè quando partono dall'acqua. Cioè, in poche parole sta facendo di chiedere, sta chiedendo di fare lo stesso conto ma usando la velocità. Quindi questa è la velocità dell'acqua e questa è la velocità. Sì, esatto, questa è in aria. E quindi F. E infatti giustamente vengono più piccole, giusto? Sì. Dove è finita? L'allenatore dei delfini a bordo vasca sarà in grado di udire i suoni trasmessi dai delfini in acqua? Allora, beh, no, perché la frequenza rimane la stessa, giusto? Quindi
abbiamo questa velocità, questa è la frequenza a cui sono emesse, e quindi di conseguenza non, no, non cambia, cioè noi non possiamo dirlo comunque, l'ultrasuono non è che in acqua cambia. Ok, cambia la lunghezza d'onda perché è diversa la velocità, ma l'emissione del suono, cioè dal punto di vista causale, è la frequenza, no? Che poi condiziona il resto. Condiziona il resto, condiziona in questo caso la lunghezza d'onda, la velocità dipende da altro.